Bentornati. Allora, il sottotitolo del video di oggi potrebbe essere il clickbait nel XXI secolo. Che cos'è il clickbait, per chi non fosse familiare col termine? È quell'abitudine a enfatizzare eh, dei titoli di un articolo, di un video, di un di un link, di, di un qualcosa, eh, spesso in maniera esagerata, con l'idea di attirare gente su quel contenuto, non per niente in italiano. Per chi non ama gli anglicismi, si chiama Acchiappa click. Eh, titolo classico di clickbait potrebbe essere Come perdere 10 kg in 48 ore. Allora, siccome tutti vogliamo essere più snelli e più, e più leggeri, immediatamente cliccheremo, saremo tentati di, quantomeno di cliccare per vedere. Come si fa a perdere 10 kg in 48 ore? Cosa che ovviamente è impossibile. Oppure un altro titolo di clickbait potrebbe essere: Ecco svelato il figlio segreto di. allora tutti Ma la moglie lo saprà, vediamo, andiamo a controllare. Allora, voi forse potreste relegare questo genere di titoli a qualche becera iniziativa di web marketing o a qualche giornale scandalistico. Di infimo livello, poi non so se ne esistono di scandalistici di alto livello, ma comunque non ha importanza. In realtà non è così. Eh, sì, perché questa esecrabile abitudine del clickbait, cioè di fare dei, dei titoli eh, i cui contenuti poi mh, non mantengono praticamente mai le, le promesse fatte, fatte nel titolo, sta prendendo piede eh, anche in musica, anche in articoli riguardo alla musica. Ne ho visti già diversi recentemente. E per inciso, anche il titolo di questo video che ho fatto è un clickbait. Io normalmente non, io non faccio clickbait come dire, per, per etica uh, autoimpostami, diciamo così. Questo qua l'ho fatto volutamente così, quindi una parte di voi sta guardando questo contenuto perché è iscritto al mio canale, mi segue, sa e forse apprezza quello che dico. Altri lo staranno vedendo solo perché sono incuriositi dal titolo e magari qualcun altro sia per una ragione che per l'altra. Quindi quello a cui mi riferisco fondamentalmente è una tendenza, un certo sensazionalismo che vedo sempre più spesso applicare eh, dai giornalisti. Però, ripeto, finché la cosa riguarda il figlio segreto del tal, autore, del tal attore o del tal altro, o con chi la di turno ha dormito ieri notte, boh, francamente la cosa mh, è di scarso interesse, però ripeto, è una, è una tendenza che sta diventando pericolosamente presente anche negli articoli che parlano di musica. Allora, siccome ho visto diversi di questi, di questi titoli, mediamente poi insomma, li, li tralascio, però all'ennesimo che, che ho visto ieri ho detto, no, su questa cosa qui ci voglio fare un video perché è il caso che, Mettiamo un paio di puntini su lei. Allora, il titolo in questione è questo qua che vediamo che recita Vivaldi e l'aiutino della geniale orfanella. Inchiesta ripropone il dubbio sulle quattro stagioni. Allora, questo titolo andrebbe studiato nella scuola di giornalismo per come non va scritto un titolo. A meno che, ripeto, non lo si faccia volutamente con l'intento di fare un titolo clickbait. Quindi un titolo che promette delle cose che poi non verranno assolutamente mantenute nel, nel contenuto e ripeto questa cosa perché si fa per prendere tanti click su, appunto, su un articolo, su un video ma magari anche su un qualcosa a pagamento per cui insomma c'è sempre dietro un intento fondamentalmente se non voglio dire truffaldino per amor del cielo ma insomma ma non limpido ecco mettiamolo così non limpido allora analizziamolo questo titolo Vivaldi e l'aiutino della geniale orfanella. Beh, quindi già qui basterebbe solo questo okay, come titolo. Mi stai dicendo che una geniale orfanella, quindi poverina, una categoria sicuramente non privilegiata, già donna in più orfana, ma geniale, ha dato un aiutino, eh, un sostantivo che è sempre un po' ironico, che è sempre un po' tenden tendenzioso e fazioso spesso. Inchiesta ripropone il dubbio sulle quattro stagioni. Allora, lasciamo stare un attimo, mettiamo un attimo da parte l'inchiesta, ne parliamo dopo. Ripropone il dubbio sulle quattro stagioni vuol dire che un dubbio è già stato posto. Ripropone quindi qualcuno in passato ha sollevato dei dubbi di attribuzione sulle quattro stagioni. La scoperta dell'acqua calda, se vogliamo, insomma, a parte che la cosa non è stata fatta in tempi recenti, ma in tutto il repertorio eh, del 6-700 ci sono molti pezzi che hanno dei forti dubbi di attribuzione, per cui so, non è un argomento di particolare mh, pruriginosa novità. Eh, allora, la musica non è una scienza, ma la musicologia si avvicina abbastanza ad esserlo. Per quanto mi riguarda me l'hanno insegnato i tempi di storia della musica in un osservatorio, le quattro stagioni le ha state scritte da Vivaldi. E per me è così finché non vi dimostrerete il contrario. Dimostrerete, non butterete il sasso, lancerete il sasso e nasconderete la mano. A quel punto, se dovessimo domani mattina avere la prova che le quattro stagioni le ha scritte da Vivaldi, ma le scritte... Alcun altro diremo, bene signori, non ci siamo sbagliati, comunichiamo a tutto il mondo che le quattro stagioni non sono state scritte da Antonio Vivaldi, ma da Tizio o Tizia. Cioè, detto in altri termini, è impossibile che la musica di Vivaldi o una parte della musica di Vivaldi sia stata composta da altri? Assolutamente no, certo che è possibile, è, è, è plausibilissimo. Eh, però se ci pensate questa cosa... Riguarda qualunque opera di ingegno. E voi siete sicuri che la pietà l'abbia scolpita Michelangelo e non un suo talentuoso apprendista? Eravate lì a controllare che fosse veramente Michelangelo a dare i colpi di, di scalpello? Ovviamente no. Per cui qualunque opera di ingegno può essere eh, frutto di un'attribuzione dubbia. Ci sono dei casi anche abbastanza famosi. E la Sinfonia 37 di Mozart è stata storicamente attribuita non a Mozart, ma a Michael Haydn. Quindi per, per decenni, forse per secoli, anzi, si pensava che l'avesse scritta Mozart. Dopo sono state trovate le prove che quella sinfonia non ha scritta Mozart, ma l'ha scritta Michael Haydn, e per una serie di ragioni eh, che non stiamo oggi a, ad approfondire è andata a fine nel catalogo di Mozart. Bene, lo sappiamo, nessun problema. Sempre riguardo Mozart, il famoso Requiem di Mozart, l'ultima sua composizione, il K626 in Re minore, è stato completato dal suo amico e allievo Sussmeier, il quale, a quello che ci risulta, cioè a quello che, che, che è scritto sul... quando noi prendiamo la, la, la partitura del, del, del Requiem, non si è limitato solo a completare l'orchestrazione di alcuni punti, magari perché Mozart stava morendo e non aveva fatto in tempo a scrivere la linea. metti dei fagotti e allora ha scritto la linea dei fagotti, ma avrebbe composto proprio quasi metà da zero. Quindi non solo integrato e completato gli appunti di Mozart, ma appunto avrebbe scritto diversi ehm, movimenti del de requiem. Ora, chi ci dice che Susma ha fatto questa cosa? Ce lo dice Sumaer. E alcune fonti di quel periodo lì. E noi li vogliamo credere. Dopodiché, Peter Mag una volta mi disse: se Susma era compositore capace di scrivere musica così bella, lui avrebbe lasciato a noi altre composizioni di quel livello. Che non è una cavolata, eh. Quindi. Però gli studi di musicologia che sono stati fatti a proposito ci dicono che il re che era scritto Mozart, con l'aiuto di Susmari. In che cosa sia consistito questo aiuto è indimostrabile fondamentalmente, o è di difficile dimostrazione. Quindi i problemi di attribuzione ci sono sempre stati, in musica ma anche in pittura, a quanti quadri sono stati attribuiti a questo o quel pittore Savo poi scoprire che li aveva, scritt li aveva scritti l'Apsus, <ride> che li aveva dipinti un altro autore, mediamente meno famoso, eh, che però si ispirava a quello stile, a, a quelle tecniche e, e che eh, dipingeva negli stessi anni della persona a cui è stato attribuito il quadro. Succede in continuazione. Il concetto è molto semplice. Abbiamo un assunto, sappiamo questa cosa. In attesa che ci venga dimostrato una tesi opposta, credibile dal punto di vista storico e musicologico, eh, diamo per buono che l'eroica l'abbia scritta Beethoven. Se poi domani scopriremo che in realtà non scritta scritta lui, ma l'ha scritta un altro, se ci saranno le prove, ebbene eh diremo: l'eroica non l'ha scritta Beethoven, signori, l'ha scritta Tizio. Per cui, eh, qual è la, la, la tesi dell'articolo? Tornando all'articolo, che Harriet Constable, che è una. Um, una scrittrice, una giornalista americana, ha scritto questo libro, come vedete qui segnalato libro, eh, che è, appunto fa intendere che una delle allieve predilette eh, di Vivaldi abbia potuto essere la coautrice delle quattro stagioni. Ripeto, tutto è possibile nella vita, va bene? Però ci sono una serie di considerazioni che dobbiamo fare prima. Allora, Vivaldi ha scritto più di 400 concerti. Le quattro stagioni sono quattro degli oltre 400 concerti che Vivaldi ha scritto, quindi una parte minima della sua produzione. Perché le quattro stagioni e non uno dei le centinaia di concerti che ha scritto? Perché le quattro stagioni sono famose. E se la tesi fosse stata questo concerto assolutamente sconosciuto e di cui a nessuno frega nulla non l'ha scritto Vivaldi ma l'ha scritto la sua lieva, tutti diremmo e chi se ne frega fondamentalmente ma se ci toccate le quattro stagioni mh, attenzione quindi fondamentalmente vengono prese in considerazione le quattro stagioni perché sono la cosa più famosa che ha scritto Vivaldi ribadisco è fantascienza che di questi oltre 400 concerti qualcuno non sia stato scritto da Vivaldi assolutamente no eh, potrebbe tranquillamente potrebbe tranquillamente essere tenete presente che ogni tanto sbuccano fuori manoscritti inediti dalle biblioteche di mezzo Europa che vengono generalmente attribuiti a Vivaldi per cui si scopre l'ennesimo inedito di Vivaldi perché magari Vivaldi ha soggiornato nella città dove c'era quel, quella biblioteca in, nello stesso periodo in cui e allora si ritiene che lo stile è quello e quindi finché non abbiamo dimostrazione che l'ha scritto a Mario Rossi attribuiamola a Vivaldi eh, Tenete presente rappresenta una cosa che ai tempi non c'erano i diritti di d'autore, per cui appropriarsi di musica scritta da altri non aveva nessun vantaggio economico per il compositore. Semmai poteva esserci un vantaggio, come dire, di data di consegna. Spesso, soprattutto nel periodo barocco, i concerti andavano a blocchi di 12. 12 concerti costituivano, come dire, un blocco. Quindi non è, non possiamo escludere che un compositore, magari stretto tra mille commissioni, mille impegni, magari ne abbia scritti dieci e due dei dodici concerti siano stati scritti da, da un suo allievo talentuoso. Assolutamente questa cosa non, non, la, possiamo, non la possiamo escludere. Teniamo anche presente però che lo stile di Vivaldi è abbastanza, è abbastanza chiaro, è abbastanza inconfondibile nel senso. Che non ci sono nell'arco di questi 400, oltre 400 concetti che ha scritto più la musica sacra, più tutta la musica strumentale. Non c'è un'evoluzione clamorosa di un compositore che è partito da un punto qua e dopo 40 anni, 50 anni è arrivato qua, o comunque è arrivato a tua. più o meno lo stile è quello lì. Tant'è vero, non so se sapete che. Stravinsky, che non aveva in grande simpatia di Vivaldi, diceva: Vivaldi non ha scritto 400 concerti, ha scritto lo stesso concerto 400 volte. Insomma, ora, al di là del, della battuta che però è, è, è carina, svela questo, eh, questa verità dello stile di Vivaldi. Insomma, che fondamentalmente è uno stile, vogliamo dire, coerente nel corso della, della vita di Vivaldi. Diciamo coerente, non vogliamo dire che non, che non abbia avuto un'evoluzione, diciamo coerente. Allora, qual è il problema di questo famoso libro scritto dalla Constable? È che è un romanzo, è un romanzo, è un'opera di fantasia, non è l'inchiesta che c'è nel titolo Clickbait. Inchiesta, non è un'inchiesta, è un romanzo. È un romanzo, è un'opera di fantasia, in un'opera di fantasia posso scrivere quello che voglio. Voglio domani scrivere un libro di fantasia in cui dico che Napoleone ha inventato la bomba atomica e gli spaghetti alla matriciana. Chi mi impedisce di farlo? Un'opera di fantasia. Poi sarà il pubblico a decidere se quello che ho scritto è una, una boiata o meno, o, o anche nel fatto che sia un'opera di fantasia sia credibile o meno. Ma questo è un altro discorso. Questo qua, che ha scritto la Costable, è un romanzo in cui si parla di questa figura vera storicamente eh, vera della, della lieva di della lieva di Vivaldi che potrebbe aver eh, potrebbe, potrebbe aver fatto anche mille altre cose che non sappiamo cioè, cioè capite che con il potrebbe non va bene cioè non si va da nessuna parte o meglio se scriviamo un romanzo non c'è nessuna necessità che questi potrebbe porti una, da, una, da qualche parte perché ripeto è un romanzo, è un di prefantasia. Se facciamo un'inchiesta, ma soprattutto se attribuiamo il valore di un'inchiesta a qualcosa che un'inchiesta non è, 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 allora o non ci siamo informati bene o non siamo molti, molto onesti intellettualmente, cioè nelle due l'una. Scegliete voi qual è quella che, che calza in questo caso. In più, considerate un'altra cosa, come dire, in un certo senso moralmente grave che in questo articolo si ride a questa teoria, si dice ma questa qua fondamentalmente è ecco, l'ennesima americanata, non, non dici in questi termini, eh, però insomma, il senso è questo, eh, doveva arrivare questa qua dall'America per dici sta cavolata, il senso è questo qua, quindi fondamentalmente si ride a questa, a questa teoria, eh, però la irridi al contempo però, o per in, perché non ti sei informata, la, 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 la giornalista che scrive è una giornalista, o non ti sei informata bene, o lo sai benissimo ma fai orecchie le mercante, quindi spacci per inchiesta una cosa che inchiesta non è, in ogni caso cavalchi questa notizia e ti fai il tuo articolo. E questa cosa non è molto corretta. Esattamente, tanto per parlare chiaro, come sto facendo io su questo video riguardo a quell'articolo che però francamente io nel senso, questo video avrei serenamente evitato di farlo, ma anch'io cosa sto facendo? Sfrutto gli errori eh, consapevoli o inconsapevoli di questo articolo per fare un video e quindi anch'io fare clickbait, anch'io avere le mie visualizzazioni. Francamente ne avrei fatto volentieri meno, vi, vi, dico, vi dico francamente, eh, però siccome spesso gli youtuber, io non ho ancora capito se faccio parte della categoria o no, vengono eh, come dire, eh, accusati di fare un lavoro giornalistico senza essere giornalisti, in certi casi probabilmente è anche vero, io dico ai giornalisti fate i giornalisti, se non siete dei musicisti chiedete conferma, chiedete una consulenza, chiedete eh, a qualcuno... Che ne sa più di voi su quell'argomento. È chiaro che non è che un, che un, eh, che un giornalista che fa un'inchiesta sulla, sulla centrale nucleare di tot è un esperto di centrali nucleari. Però voglio sperare che abbia chiesto di addetti ai lavori: qui c'è questa situazione. Che mi dite? Posso scrivere questa cosa qui? Ha senso che io scriva questa cosa qui. Poi, poi l'errore. Capita a tutti, cioè, anche a me può capitare ovviamente di dire delle imprecisioni, di dire delle, delle cose che ho approfondito ma che, magari, ma che magari avrei potuto approfondire meglio, insomma, però nella divulgazione, nella divulgazione siamo esseri umani e quindi sbagliamo, quindi ci può stare l'errore e quello che non ci dovrebbe stare è il far finta di niente e quindi spacciare qualcosa per qualcosa che non è. Allora, con questa speranza, che regolarmente verrà disattesa, vi saluto, non vi invito questa volta né ad abbonarvi né a iscrivervi al canale, perché così non sfrutto, non sfrutto il clickbait, vi invito però a scrivere nei commenti che cosa ne pensate eh, di questo atteggiamento che hanno spesso molti giornalisti o di superficialità, Uh, o di malafede e scrivetemi se c'è qualche leggenda metropolitana musicale che secondo voi andrebbe la pena di essere affrontata o smentita o comunque approfondita. Alla prossima!